Giornata dell'Europa con Josep Borrell. Gli studenti toscani hanno incontrato al Teatro della Compagnia a Firenze il vicepresidente della Commissione europea. Il gonfalone d'argento a Samuele Cannas. Il riconoscimento regionale è stato assegnato allo studente di 25 anni che ha conseguito 6 lauree e che è in procinto di partire per gli Stati Uniti. Buonasera e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Oltre 300 ragazzi provenienti da tutta la Toscana si sono confrontati al Teatro della Compagnia di Firenze con Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione Europea. L'iniziativa è stata organizzata dal Consiglio regionale della Toscana e dalla Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali in occasione della Giornata dell'Europa. L'evento, moderato dalla giornalista Simona Bellocci, si è aperto con l'inno europeo suonato al violino da Veronica Duniak, giovane ucraina fuggita dalla guerra che ha trovato rifugio in Toscana e che adesso studierà al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Nel teatro sono poi risuonate le parole del già presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, scomparso lo scorso gennaio, che esortano a conoscere meglio l'Europa perché quando la conosciamo, diceva Sassoli, ci rendiamo conto di non poterne più fare a meno. L'attuale presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, con un suo messaggio ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa. Sentiamo adesso l'intervista che abbiamo realizzato con il vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell. Le giovani non pensano alla guerra, perché la guerra non è stata mai nel suo immaginario, no? E sembra che la pace è lo stato naturale delle cose, ma non è come qua. Allora l'Europa ha fatto la pace, è un grandissimo successo, ma non si valorizza, perché sembra naturale. Allora, qual d'altro? Che cosa di più può fare l'Europa? E penso che l'Europa deve fare una cosa molto semplice e molto difficile, è sopravvivere nel mondo globale, perché siamo solamente il 5% della popolazione mondiale e perché hanno d'altre potere molto più grandi che noi, dal punto di vista demografico, una crescita economica molto più forte, e se noi vogliamo sopravvivere nel mondo dobbiamo unirsi di più perché siamo troppo piccolo. Questo penso che è il messaggio importante per la giovinezza. Giuseppe, cosa dirà ai 310 studenti che oggi sono qui ad ascoltarla e che vorranno anche sapere la posizione dell'Europa nei confronti dell'Ucraina e se sia giusto mandare o meno le armi? E dobbiamo continuare a aiutare l'Ucraina. Questo paese è stato un'invasione, ha sofferto un'invasione. Gli ucraniani sono in guerra, sono i nostri amici. Abbiamo con l'Ucraina un grande compromesso, abbiamo un association agreement, il più grande che abbiamo con nessun paese nel mondo. Allora dobbiamo aiutare l'Ucraina e dobbiamo fare pressione alla Russia economica. Certamente, perché non seriamo parte della guerra. Mi sembra elementare, non capisco perché la gente dice che non dobbiamo aiutare l'Ucraina. Se non l'aiutiamo, allora qua. Presidente, la spaccatura dell'Europa sulle sanzioni alla Russia, soprattutto in materia energetica, come la vedi? Sì, stiamo lavorando per fare un accordo da tutti i paesi europei per fare una proibizione per importare il petrolio russo. È fiducioso nel raggiungimento di questo accordo? Si farà. E se non si fa presto, dovrò fare una riunione del Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri per avere un accordo politico. Oggi il REPER, rappresentazione permanente in Brussels, hanno stato lavorando, cerchiamo una soluzione che può essere accettata per tutti, perché tutti i paesi non sono nella stessa situazione. Dobbiamo prendere cura della situazione dell'Ungheria, della Cechia, di tutti, e dobbiamo avere una soluzione presto. Se non ha una soluzione questo fine di settimana, la settimana prossima dovrò fare una riunione del Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri per avere un accordo politico.
Abbiamo anche chiesto agli studenti che hanno partecipato all'iniziativa quali fossero gli argomenti che avrebbero voluto discutere con Borrell. Sentiamo che cosa hanno risposto. Ecco Simone, è un appuntamento importante, cosa chiederete da studenti a Borrell, insomma cosa volete sapere sull'Europa e sul futuro dell'Europa? Chiederemo sicuramente di lavorare per un'Europa sia sempre più nostra e che abbatta anche le barriere nazionali, in questo senso sicuramente anche le liste transnazionali per l'Europarlamento sono un passo molto importante e che ci permetta proprio di sviluppare una coscienza di popolo europeo ancora prima che nazionale o legato comunque a dinamiche di un'Europa degli Stati. Secondo te in questo momento quanto è importante l'Europa, anche visto quello che sta succedendo in Ucraina? Sicuramente l'Europa deve agire con una politica estera unica e comune, per questo è molto importante avere un confronto direttamente con Borrell e credo proprio che se non riusciamo a far valere la nostra voce come Europa unica, come potenza, sicuramente rimarremo tutti più schiacciati e isolati, quindi è proprio importante per questo ed è importante che se ne parli anche con i giovani. Beh, di sicuro comunque essere connessi con gli altri paesi sempre di più, soprattutto in questo periodo dobbiamo essere uniti e forti e credo che sia comunque un'opportunità sia per lo studio sia per il nostro futuro, ecco, è una grande opportunità. Ma io vorrei sapere appunto quanto l'Europa ha la potenzialità o l'importanza di poter abbracciare, di essere come esempio per altri paesi anche non europei appunto, perché appunto questo modo di intendere più che uno Stato appunto tutto il mondo se è possibile appunto anche per gli altri paesi non europei. In merito invece all'attuale situazione di crisi in Ucraina, quale dovrebbe essere il ruolo secondo te dell'Europa? Il ruolo dell'Europa ovviamente deve essere principalmente di mediazione, appunto cercare di mediare ovviamente sempre con le parole eccetera. E invece sul fatto che appunto si dica che bisogna intervenire con le armi eccetera è una questione abbastanza difficile perché ovviamente sì è vero che appunto le armi non sono un mezzo per fare la pace, però appunto è una questione difficile perché lasciare un paese che viene aggredito senza armi è un po'... Non so se è da egoisti o comunque come lavarsi le mani appunto. E chiudiamo le interviste sulla giornata dedicata all'Europa con il presidente del Consiglio della Regione Toscana, Antonio Mazzeo. L'Europa è la nostra comunità di destino, è il nostro sogno, è il nostro futuro. L'Europa sono i nostri giovani, per questo abbiamo voluto organizzare questo momento con uno dei massimi rappresentanti della Commissione europea per far sì che i giovani potessero porgli le domande su quale deve essere il futuro dell'Europa, un'Europa più solidale, un'Europa più accogliente, un'Europa che non si volti dall'altra parte. Oggi perché possa cessare il fuoco in questa atroce guerra che sta sconvolgendo l'Ucraina, c'è necessità di più Europa, c'è necessità che l'Europa faccia ancora di più la sua parte e che sostenga la resistenza del popolo ucraino. Bello sapere che tanti ragazzi oggi potranno confrontarsi e porre domande a chi ogni giorno decide sul futuro della nostra Europa. L'Europa è quella che David Sassoli solo un anno fa qui ci ha descritto, un'Europa accogliente, solidale, un'Europa che arrivi al cuore di ciascuno di noi e che non la senta lontano. Abbiamo vissuto anni in cui l'Europa è stata vista sempre come l'Europa matrigna dell'austerità. Oggi abbiamo un'Europa che rilancia, un'Europa che tenta di farci uscire, sostenendoci anche dalla terribile pandemia. Ecco, a ognuno di noi il compito di metterci un pezzettino, un passaggio di testimone e di consegna con chi ogni giorno vive questa Europa e che deve essere un'Europa sempre più dei ponti e non dei muri. Cambiamo argomento. Samuele Cannas, lo studente 25enne che ha conseguito 6 lauree alla Scuola Superiore Sant'Anna e all'Università degli Studi di Pisa, ha ricevuto il gonfalone d'argento, la più alta onorificenza del Consiglio regionale. Samuele vuole diventare un chirurgo capace di utilizzare al meglio la robotica ed ha come obiettivo quello di trovare una cura ai tumori al pancreas e al fegato. Sta per partire per gli Stati Uniti. Sentiamo che cosa ha dichiarato al momento di ricevere il gonfalone d'argento. Ma allora, io sono
contentissimo ed emozionatissimo, anche perché a breve partirò per gli Stati Uniti, quindi penso che questo sarà il mio ultimo giorno in Toscana prima della partenza, però non è un addio, è un arrivederci, perché spero di, anzi prometto di ritornarci a breve alla fine del mio percorso formativo, quindi sono davvero emozionatissimo. Ci racconti un po' la sua carriera, sebbene giovane? Allora, io ho avuto la grandissima fortuna di entrare all'Università di Pisa, alla Scuola Sant'Anna di Pisa, che ringrazio sempre perché mi hanno fatto trovare un ambiente straordinario nel quale formarmi. E diciamo, il mio obiettivo di carriera è sempre stato l'approccio alle patologie tumorali dell'addome, quindi nello specifico pancreas, fegato e vie biliari. E dopo il mio primo anno di medicina rimasi, diciamo, mi resi conto che non avevo le competenze per poter rispondere bene, efficacemente, in profondità a quelle problematiche, e quindi quasi per gioco decisi di, molto bene, cosa non so fare? Non so programmare, bene, non capisco la parte molecolare di queste patologie, cosa faccio? Bene, provo a dare gli esami che danno gli ingegneri, i biotecnologi molecolari, per comprendere appieno queste conoscenze e usarle a mio favore per trattare quell'ambito che mi interessava. E quindi, come in un circolo virtuoso, dico io, un esame tira l'altro e sono arrivato alla fine dei 6 anni con tutti gli esami dati e pronto appunto a conseguire i titoli di laurea. Ma diciamo, non sono partito all'inizio con devo prendere 6 lauree, no, è stato un percorso in divenire, cioè mi sono chiesto cosa mi serve per poter comprendere queste problematiche, e la risposta è stata, bene, questo tipo di percorso multidisciplinare. Ecco, un percorso che però suggerisce anche forse che la necessità di una modifica dell'impianto formativo universitario, proprio perché possa, come dire, essere interdisciplinare di base, non che lo studente se lo costruisce da sé. Assolutamente, infatti io sono contentissimo che è caduto l'obbligo che vietava di iscriversi contemporaneamente a 2 corsi di laurea, quindi ben venga che i ragazzi possano cucire su misura i percorsi che ritengono più opportuni per il proprio futuro. Cioè, ribadisco, gli unici limiti sono quelli che noi stessi poniamo davanti a noi, per cui se uno ritiene che percorsi di laurea multidisciplinari, paralleli, possano essere utili per poter acquisire questo bagaglio di competenze indispensabili per poter rispondere alle domande scientifiche del presente e del futuro, ben venga. Cioè, ognuno deve avere un approccio proattivo. Non è importante il numero di lauree o quante se ne prendano, è importante il bagaglio di competenze e di cultura che uno acquisisce e che poi usa per poter rispondere a queste domande così complesse ma allo stesso tempo così affascinanti. E in partenza per gli Stati Uniti non sarà mica un altro cervello che fugge? No, allora anche qui la scienza per sua natura è cosmopolita, per cui andare all'estero è un valore aggiunto, cioè uno deve riuscire a vedere il problema sotto diverse prospettive, e questo si può fare se si va all'estero. La cosa importante è non tagliare completamente i rapporti col proprio paese, cioè una volta completato il percorso formativo, ritornare indietro. E diciamo, questa è la mia intenzione, assolutamente. Che effetto le fa essere un esempio anche per tanti giovani che magari si iscrivono all'università e iniziano il proprio percorso di studi? Ma io spero e mi auguro di essere un esempio proattivo e positivo nei loro confronti. Talvolta nella vita le persone ci dicono tu non puoi fare questo, non puoi superare questo ostacolo. Non è vero. Cioè non esistono ostacoli che noi non possiamo superare, se non quelli che noi stessi andiamo a costruire davanti a noi. Quindi spero che la mia storia possa essere di ispirazione per giovani ragazzi e giovani ragazzi per poter portare avanti i propri sogni e i propri obiettivi, diciamo distruggendo, disintegrando i muri che si ergono davanti a loro e che gli impedirebbero teoricamente, non praticamente, di poter realizzare questi loro obiettivi. Almeno questo è il mio augurio più sincero che faccio a tutti loro. Un grande in bocca al lupo a Samuele Cannas. Noi cambiamo argomento. Il Consiglio regionale ha approvato l'operato nel 2021 del Corecom e del Difensore civico regionale, approvando le rispettive risoluzioni proposte all'Assemblea regionale. Per quanto riguarda il Comitato regionale di controllo, la risoluzione presentata dalla Presidente della Commissione Istruzione e Cultura, Cristina Giachi, è stata approvata con 20 voti a favore, 2 contrari e 3 astensioni. Per quanto riguarda invece l'attività del Difensore civico regionale, Sandro Vannini, la risoluzione è stata approvata con 22 voti a favore, 9 voti contrari ed 1 astenuto. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa puntata di Monitor Consiglio. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento tra 7 giorni.